Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Eccoci qua sempre su Milano News per raccontarvi i fatti principali che succedono un po' a Milano, nella città metropolitana, insomma, per approfondire poi in questi 20 minuti, mezz'ora che abbiamo a nostra disposizione, magari un po' i protagonisti della nostra città, cercare di scoprire un po' cosa succede. Beh, domani, ad esempio, a Milano ci sarà un interessante convegno, che è il terzo di una serie di convegni che sono stati durante quest'anno, che portano avanti dei temi che sono molto importanti, ma troppo spesso non se ne parla in realtà. E quindi sono ben contento di avere qui l'organizzatore di questi convegni, che hanno un titolo, diciamo, un cappello, sotto il cappello della Smart City, ha portato tre importanti temi. Io do il benvenuto e il buongiorno a Max Caramani. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno Caramani, buongiorno Max, dell'associazione Logoi, Logoi, giusto? esattamente, sì. Che adesso mi spiegherai meglio che cosa fa. Ma giusto, no? Avete organizzato degli eventi, delle manifestazioni, dei veri e propri convegni, mi viene da dire, Sì, giusto? dei veri convegni, sì. Sul tema delle smart city, però insomma andando un po' più nel dettaglio, non dicendo vabbè la smart city, la città intelligente, questo e poi ogni volta non si capisce che cosa fare nella fattispecie, ma non c'è problema, ma se puoi Chiedo scusa. spegnere, ma vai, anche smart city, anche questo puoi tranquillamente spegnere e non c'è problema. L'associazione Logoi sono un'associazione che ha, dicevi, ormai 6 anni, giusto? Di cosa Sì, si l'associazione. tratta? Allora, è un'associazione culturale no profit che è nata 6 anni fa a Pavia e poi ha creato una sede operativa a Milano. Di che cosa Beh, tratta? Tratta soprattutto di convegni specialistici, come nel caso di Milano Smart City, però poi dopo fa anche cose, come dire, culturalmente parlando, anche di un certo spessore, per esempio pièce teatrali, oppure azioni di reading. Insomma, un po' tutto ciò che può Sì, portare a vivere un po' la città, mi viene da dire anche. esattamente, No. sì. In questo caso parliamo invece di un importante convegno che domani si terrà a Milano, Sì, giusto? Allora, se ci puoi dare le coordinate sul dove, il come e il allora, quando. certamente i riferimenti sono questi. Allora, Municipio 5, che ovviamente è il municipio della zona pertinente del Comune di Milano, che ci dà la possibilità di offrire a diversi soggetti, dai privati, ma anche aziende private e media, la possibilità di parlare di eventi che succedono a Milano. Nel primo convegno che si è svolto a maggio abbiamo parlato soprattutto di mobilità sostenibile. Abbiamo parlato poi, abbiamo fatto un secondo evento a settembre, abbiamo trattato l'argomento della ristorazione a chilometro zero, visto dopo quello che ha decretato, no, il successo, l'Expo del 2015, quindi pare che Milano sia diventata la capitale del food. E quindi sull'onda di questo abbiamo pensato di dare anche il nostro piccolo contributo sull'argomento della ristorazione a chilometro zero. Poi abbiamo divagato perché abbiamo parlato anche di quelle che sono adesso in auge, sono le consegne a domicilio nella modalità green. Vabbè, ma Quindi guardate che sempre più, l'abbiamo visto nella città di Milano, è sempre di più utilizzato queste cargo Sì, bike, cargo no. bike di negozi magari che fanno alimentazione bio, quindi insomma, dove si cerca di fare una filiera intelligente, forse ecco perché anche Smart City da quel punto di vista, cioè Sì. una filiera smart, intelligente dall'inizio alla Alla fine. fine, esattamente. Concludiamo questo ciclo di convegni, sempre con la collaborazione del Comune di Milano, con il convegno sulla bioarchitettura e arredo urbano. Sì, Tema interessante, insomma, soprattutto in una città in continua evoluzione come Milano, una città dove in questo momento, insomma, i cantieri aperti, ad esempio l'M4, fa M4. fatica a contarli da quanti sono e ci si chiede cosa lasceranno dopo, no? Perché comunque poi Esattamente. ci danno anche la possibilità a volte di ripensare magari delle piazze, delle vie, degli Sì, interi quartieri. delle riflessioni, degli spunti per poter fare delle altre cose dopo i Cioè, non ho detto che lavori. bisogna tornare tutto come prima, magari si riesce anche a migliorare a Sì, volte, ma no? Cioè, si potrebbe sfruttare magari la un tendenza disagio è a. quella, certamente. Beh, il Comune è venuto in aiuto, in soccorso a questo, quando ha indetto il bando per creare delle opere sulle cesate, per esempio.
Ecco, crediamo appunto che il comune ha lanciato questo bando per far diventare delle vere e proprie opere d'arte i cantieri, I cantieri, quindi della street con le art barriere riconosciuta, purtroppo che quindi le sono barriere brutte, sono grigie, servono, non si possono non si togliere. possono togliere, quindi ecco che Come ha c'è risposto? l'impatto. Come ha Ma risposto il credo che adesso io non ho i numeri, non ho i risultati, i dati sufficienti, ma credo che sia andato bene e sta andando bene, per cui c'è questa voglia, insomma, di dare un po' di colore, no, a Milano. Ecco, domani nella fattispecie di che cosa parlate Ecco, poi? esattamente, Cosa parlerete il domani? clou, diciamo, il focus dell'intervento dei relatori di domani è l'argomento della riapertura dei navigli. Abbiamo ospitato, ospiteremo l'architetto Roberto Biscardini, che è uno dei fautori Sì, di questo uno progetto. dei primi che appunto si è mosso per questa idea di riaprire i navigli. Immagino quindi che insomma da parte vostra sia una bellissima idea quella di riaprire Ma i navigli. sì, beh, personalmente io sono favorevole, poi sicuramente si creeranno anche delle contrapposizioni in una maniera inevitabile, perché si penserà purtroppo ai problemi di traffico, dove potranno mettere le macchine, quindi ci sarà il problema dei parcheggi, Ecco, a però. pensare ai problemi si fa sempre, no? Come si dice, a pensare male si fa sempre fretta, a pensare ai problemi è un attimo, invece, Max, perché invece dovremmo aprire i navigli? Cos'è che c'è di così bello nel riaprire i navigli? Bah, secondo me dà colore alla città. È vero, rispetto a Torino, che ha un fiume vero, noi abbiamo i navigli, che anticamente, storicamente, si sa che sono stati ideati da Leonardo da Vinci. Creeremmo, credo, una possibile vetrina a livello internazionale con lo scorrimento dell'acqua e con tutto il verde che chiaramente può nascere intorno. Poi parliamo anche di occupazione, perché sicuramente creeranno anche dei posti di lavoro, insomma, ecco. C'è tutta l'attività, no? Indotta. Ecco, quello che riguarda invece la bioarchitettura, che cosa si può fare in una città come Milano? Uno pensa alla bioarchitettura, pensa alle grandi valli del Trentino Alto Adige, queste case Magari. fatte, no, in legno o carta fatta, pressata con cui si fanno gli isolanti e tutto. Cosa si può fare invece a Milano? Bah, io sposo l'idea, la tesi di Boeri, l'architetto Boeri, cioè di tappezzare tutti i tetti di Milano con il verde, per esempio, e di impiegare massicciamente il legno. Quindi è possibile anche in una città, Bah, io dice. credo di sì, credo di sì. Ecco, chi verrà appunto a raccontarci, oltre a Allora, Brunetto, Roberto Biscardini, poi chi ci gli sarà? addetti ai lavori sono l'architetto Alessandra Puig Server, che è una ricercatrice appunto di bioarchitettura e bioedilizia. Poi ci sarà la sorpresa di Loris Rubino, che in questo caso invece parlerà di divertimenti nei parchi e giardini con una sorpresa, per cui invito la gente a venire al convegno di domani alle 18:15 in via Tibaldi 41. Non introduco l'argomento perché mi è stato detto che deve essere proprio una Ok, sorpresa. aspetta, poi vai a raccontarcelo dopo. Sì, vabbè, adesso lo dico allora. Sì, Sì. si può Allora, dire. ha ideato dei cilindrotti di diametro credo sui 2 metri, 2,5 metri, dove la persona che passeggia per i parchi e i giardini può trovare questo cilindro dentro al quale ci sono degli attrezzi per fare ginnastica. Ah, una Sì. specie di palestra semovibile all'interno dei parchi, in soli 2 metri di diametro, dicevi. Vabbè, è una cosa veramente, insomma, che Innovativa, farebbe credo. cambiare un po' la visione dei parchi milanesi, Esattamente, appunto, sì, la attirerebbe, credo fruizione che potrebbe proprio. attirare molta gente. Pensiamo all'idroscalo di Milano, Infatti, infatti, tutti i infatti. parchi che Milano ha.
Insomma, sono tutti temi quelli che avete trattato e che tratterete anche domani molto interessanti. Che cosa ti ha colpito di più appunto di queste relazioni? Cioè, abbiamo parlato anche della mobilità sostenibile, abbiamo parlato, è un po' che se ne parla, no, a Milano. Ci sono delle soluzioni reali o siamo ancora nel mondo della fantascienza? Purtroppo siamo agli albori della fantascienza. Visto lo smog di questi ultimi giorni, dovremmo fare molto, rimboccarci le maniche, perché in effetti l'azienda automobilistica dovrà soppiantare la produzione di macchine che vanno a benzina, per esempio, e dedicarsi completamente all'elettrico. Però purtroppo Siamo ancora lontani, siamo dici. È ancora lontani, sì. molto interessante anche quel discorso che mi dicevi della ristorazione a chilometro zero. Milano come ha risposto? Appunto, dicevi, dopo l'Expo è stato anche un volano. Sì, sotto un viatico, per far parlare in termini eclatanti, credo, Milano è diventata in effetti un punto di riferimento per tutto il mondo. Abbiamo avuto un'invasione positiva di turisti e Milano come città ne ha beneficiato in parte, perché anche qua, secondo me, c'è ancora molto da fare, da diffondere la cultura enogastronomica, però vedo Un colmo, che sì, in un paese come l'Italia siamo quasi un colmo dover sì, ancora stare beh, a diffondere la cultura sempre è enogastronomica. importante comunicare e soprattutto saper comunicare. Poi ci sono trasmissioni ormai che sono, no, all'ordine del giorno con i famosi chef pentastellati. Ma sì, importante che se ne parli. Il convegno, tutti i convegni voi li avete smart city, no? Diciamo, l'avete messo sotto questo titolo Smart Sì, City, questo cappello cappello. ci sembrava adeguato. Ma perché Milano è una smart city o perché Milano vorrebbe diventare una smart city? Quanto gli manca per diventarlo se non lo è o lo è già? Bah, rispetto alle altre città italiane credo che sia molto avanti, rispetto invece alle città europee credo che anche qui bisogna impegnarsi a fondo. Io credo molto nelle istituzioni e quindi devono uscire da loro, da queste persone, dai politici, azioni che veramente possono dare un risveglio positivo alla città, quindi infondere cultura già nelle scuole. Ecco appunto che cosa manca allora a questa città per diventare allora una smart city a livello europeo? Cioè, le istituzioni sono adeguate, ma ne mancano, non hanno gli strumenti, come mai non riescono a. Beh, secondo me bisogna anche porre un freno all'emorragia delle belle teste pensanti che vanno all'estero. I giovani purtroppo sono vessati sotto questo punto di vista, quindi lo Stato deve fare in modo che questi giovani abbiano delle risorse immediate per poter fare il loro lavoro, i loro studi e le loro ricerche. Ecco, tu hai tirato in mezzo, diciamo, appunto il governo centrale, lo Stato. A livello invece più locale, sì, ormai vi sarete fatto un'idea, è più un discorso che la regione deve muoversi, la città metropolitana, il comune di Milano, chi è l'ente che deve iniziare a muovere un po' i fili Poi a giusti? cascata partirei con la regione Lombardia, poi la città metropolitana, si sa, un ministro senza portafoglio, cioè non ha purtroppo le risorse economiche e finanziarie per fare delle azioni. Il comune comunque può dare ovviamente delle indicazioni anche dal punto di vista degli investimenti, questo sì. Ecco, mi dicevi appunto, attenzione alla fuga dei cervelli come Vinetta, però da quanto mi stavi raccontando, cioè il know-how esiste proprio qui in Italia, cioè Sì, quelli che potrebbero fare ci sono. io direi di sì. Tornando un po' al mio convegno di domani, Sì? credo che Biscardini abbia tracciato insomma un percorso, un'idea. Poi, visto che la Regione Lombardia ha dato in maniera consultiva un consenso assenso per poter procedere in quella direzione, bene, allora teniamocelo stretto, insomma. Allora, ricordaci bene domani Bene, il sì. Alle convegno, allora alle ore 18:15 con allora, il convegno sulla bioarchitettura
e arredo urbano. Mi sono dimenticato prima di dire che ci sarà l'intervento anche dell'ingegner Elio Terracciano che parlerà di videosorveglianza e di illuminotecnica, Ah, perché è interessante. importante anche, come dire, l'illuminazione per scoraggiare, per esempio, azioni, insomma, criminali, ma anche per rendere più vivo, per Interessante, per il esempio, Municipio 5 c'è il Parco Ravizza, no? Un Parco Ravizza, parco famoso della ma città di anche Milano, l'abbazia di l'abbazia di Chiaravalle. Chiaravalle, zona che magari appunto di notte però rischia di diventare magari preda di non si sa chi, ci sono delle soluzioni Ma che questo vale per possono. tutta la città, Sì, no? no, Non appunto dico, solo per il no, municipio insomma, di. diciamo che il Municipio Grave porterà che tipo di soluzioni che tu hai già sentito magari, cioè cosa porterà l'architetto come. No, siccome era influenzato, non ha potuto Non ha potuto svelarti in svelarmi uno dei il tanti suo influenzati progetto, il suo di intervento e la sua queste relazione, settimane. Uno non dei l'ha tanti influenzati di potuta. queste settimane. Quindi, appunto, no, si parlerà di bioarchitettura, arredo urbano, di videosorveglianza e illuminotecnica che può essere davvero la soluzione a molti problemi. Non pensate solo alle telecamere, con appunto l'illuminotecnica, già solo illuminare diversamente Ma sì, una zona ma anche rispetto a un come lo discorso di è. risparmio energetico, risparmio economico. Si sa Famose, sì, ci sono che il soluzioni. LED ovviamente fa risparmiare un Milano è po'. già una delle città di più a LED, più LED friendly, verrebbe da dire, Esatto. d'Europa, ma ci sono anche tantissime altre soluzioni. Abbiamo visto, ad esempio, nelle zone residenziali i lampioni che si accendono solo quando c'è bisogno di farli accendere, quindi solo al Questa. passaggio di pedoni o al passaggio di auto, se no rimangono spenti, tanto non c'è motivo di stare a Certo. consumare elettricità e a fare inquinamento luminoso, che è uno dei grossi problemi. Lo vedete sempre quando vediamo le foto dal satellite, insomma, sono quelle robe, quelle fasce ormai indistinte. Da qua a Parigi è una fascia luminosa unica, a parte giusto le Alpi, diciamo, Certo. quindi ormai è davvero un problema europeo, non solo locale. E poi si parlerà appunto della riapertura dei Navigli con Roberto Biscardini, che diciamo appunto è uno dei primissimi ad aver portato avanti questa idea, che ormai sembra che comunque è sposata un po' da tutti, nel senso che anche, insomma, il sindaco Sala mi sembra che la sta Sì, sposando. credo che sia favorevole all'iniziativa. Chiaramente dovranno finire prima i lavori della metropolitana e poi ci saranno dei tavoli, interessanti dove siederanno delle persone che decideranno Diciamo se dare il via ai lavori o meno. che in Io questo caso aspettare forse è una delle cose migliori, cioè avere pazienza e non partire come è già stato fatto invece in altre situazioni. Forse non avendo delle scadenze, forse questa sono volta si potrebbe fare un lavoro fatto allineato, bene. certo, Insomma, bene. ricordiamo ancora i posteggi di Ah, sì. 3,90 e comunque anche con Expo, insomma, qualche lavoro un po' è andato così per via della fretta. Quindi, insomma, forse ben venga che si facciano dei tavoli così e ben vengano dei convegni come quello appunto di domani, ore 18, dicevamo 18 e 15. 18:15 in Viale Tibaldi Via Tibaldi 41, 41. presso il Municipio 5, Salone CAM. Praticamente una volta entrati nel palazzo del municipio bisogna scendere al piano inferiore, Seminterrato. esattamente. L'associazione Logoi ne fa tante altre, da quanto mi Sì, dicevi. Avete anche direttore, se altre. lei mi consente, Prego. volevo parlare anche di questa rivista. Faccio Prego. vedere intanto. Effetto Benessere, una rivista di cui Max è direttore, Sì, giusto? sono Siamo direttore editoriale. colleghi di testata. Di cosa si tratta, Max? Ma trattiamo a 360 gradi il benessere, quindi trattiamo argomenti di salute, medicina, alimentazione, sport, hobbistica, cioè tutto ciò che può rendere sano diciamo, la vita, sana la vita del cittadino. Dalla mattina alla sera, quindi ci sono dei suggerimenti, dei consigli. Abbiamo composto una direzione scientifica, presieduta dal dottor Mario Mancini dell'Ospedale San Paolo. E poi ci scrivono persone comunque autorevoli, belle firme. Ma quello che ci fa distinguere un po' da tutte le altre riviste che sono presenti sul mercato è la realtà aumentata. Ok, si vedevo che c'è un discorso di app, spiegaci Sì, bene. scaricando gratuitamente un'app denominata Blinker, che poi è il nostro partner informatico,
Il lettore, inquadrando qualsiasi immagine contenuta all'interno della rivista, compresa la copertina, una volta riconosciuto dal proprio smartphone l'immagine, scatta immediatamente in pochi secondi un video, può essere una galleria di foto, può essere un sito, un e-commerce. Quindi è una realtà aumentata che banalmente noi chiamiamo così, ma in realtà sono degli approfondimenti I di contenuti quello che è extra. scritto nella rivista. Proprio dei contenuti extra al cartaceo, Esatto, è direttamente un matrimonio fra la carta il stampata e digitale. internet. Dove lo troviamo? Effetto benessere? Allora, questo è il numero zero. Sì. Il numero uno invece uscirà a fine novembre, giusto per il periodo natalizio, e sarà distribuito gratuitamente presso la Regione Lombardia, presso gli uffici comunali e in alcune librerie. Comunque, poi c'è un sito, Dimmi pure, Max. il sito è www.effettobenessere.net. Poi Perfetto. abbiamo anche un blog. Comunque adesso poi qui metteremo tutte le varie specifiche del caso anche sotto la nostra diretta, così almeno potete vedere Grazie. sia il come i domani sia appunto effetto benessere e insomma ben venga sempre a informare su cose buone e giuste, non è mai Nel nostro piccolo perfetto. Va mondo. bene, Grazie. Max, io ti ringrazio, siamo in Grazie a chiusura, te, grazie mille, grazie ricordiamo domani ore 18:15 Viale Tibaldi a voi. Viale Tibaldi 41, 41, la Parco sede del Ravizza. Municipio 5 di Franco Palazzo C'è un Ravizza. ampio Perfetto. parcheggio. Convegno su bioarchitettura, arredo urbano, si parlerà anche di navigli, di luminotecnica, videosorveglianza, quindi si parla un po' di tanti tanti temi che hanno a che fare con la nostra città. Io Max ti ringrazio tantissimo. Ringrazio Ci voi. vediamo la prossima volta che vi inventerete qualcosa di nuovo da portare Ma in città, sicuramente tanto so che non passerà prima di tanto. Natale ci inventeremo qualcosa di Infatti, utile. abbiamo capito che insomma l'associazione Logori è ben Avviata, è avviata e oliata fa. molto bene. Benissimo, grazie mille Max. Grazie, Allora, direttore. grazie anche a tutti voi che ci avete seguito quest'oggi. L'appuntamento come sempre a domani ore 12:30 in diretta qui su Milano All News con Good Morning Milano. Oggi pomeriggio ore 18, l'appuntamento con il telegiornale della sera, edizione serale appunto dell'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.